Questa è la seconda parte di questa chiacchierata che si inserisce nel corso di astronomia di base, chiacchierata che è dedicata alla storia della materia. Come avevamo detto la volta precedente, in verità non è che stiamo facendo la storia delle prime fasi dell'universo, ma supponiamo che gli elementi primordiali dopo il Big Bang si siano formati, quindi che siano presenti un miscuglio di idrogeno e elio con i loro bravi elettroni, e tuttavia al di là dell'idrogeno e dell'elio l'universo è ancora povero di tutti quegli elementi, di tutti quegli elementi complessi, degli atomi complessi che si sono pian pianino venuti a creare in seguito all'azione delle stelle. Abbiamo fatto un velocissimo excursus di che cos'è l'atomo, di qual è stata la storia della ricerca sull'atomo, e infine ci siamo soffermati sul fatto che l'atomo è un qualche cosa di difficile da capire, soprattutto qualcosa di difficile da confinare, perché se inizialmente si parlava di un modello stile planetario per l'atomo, dove al centro c'è un nucleo e intorno una nuvola di elettroni che ruotano su delle orbite, e questo modello si è capito che non andava più bene, non era più sufficiente per spiegare il comportamento della materia, soprattutto quando la materia è osservata a livello microscopico. Ecco che questo signore Schrödinger, all'inizio del secolo scorso, propone un nuovo modello di atomo. L'atomo è costituito da un nucleo centrale e da un elettrone che gira, non secondo delle orbite, gira come più gli piace attorno al nucleo. Sparisce il concetto di orbita e il concetto di orbita viene sostituito dal concetto di orbitale. Il concetto di orbitale è qualcosa di ben distinto dal concetto di orbita, perché adesso l'orbitale è una regione, di spazio attorno al nucleo dove si ha un'elevatissima probabilità di trovare l'elettrone, il 95% di probabilità di trovare l'elettrone. Ma questo non vuol dire che l'elettrone sta dentro l'orbitale, come vedremo oggi. L'elettrone ogni tanto se ne va a spasso. Se normalmente l'orbitale fosse limitato, non so, un metro attorno a me, ogni tanto l'elettrone lo potremmo trovare nelle piscine qui di fronte all'ingresso del campus universitario. Semmai con probabilità molto bassa, ma non zero. Quindi il concetto di orbitale è un concetto moderno. Tenete conto che negli stessi anni si va affermando quella che è la teoria quantistica. La teoria dei quanti è una teoria complessa, sicuramente è assolutamente poco intuitiva, è difficile da comprendere. Lo stesso Feynman, grande professore e ricercatore di fisica, diceva, come ha ricordato Roberto nel suo scorso intervento, la fisica quantistica si può solo studiare, ma questo vuol dire e non si può capire. In generale il mondo subatomico e l'universo a grande scala sono estremamente lontani dalla scala delle misure con cui abbiamo a che fare normalmente, e sono quasi costituzionalmente, diciamo, al di fuori della portata delle nostre intuizioni. Appunto, possiamo sviluppare delle teorie, fare dei calcoli che poi ci aiutino a predire il comportamento di particelle anche inaccessibili alla nostra esperienza diretta, però dobbiamo rinunciare un po' all'intuizione che ci viene dalla vita di tutti i giorni. Poi abbiamo visto rapidamente le caratteristiche delle particelle, per cui io andrei tranquillamente avanti. Quindi abbiamo visto elettroni, protoni, neutroni. Che danno massa al nucleo, cioè i protoni e i neutroni, come si nota la costituzione dell'atomo, e soprattutto le forze fondamentali, direi, ecco, beh, gli isotopi. Ecco qua le forze fondamentali, le quattro forze che agiscono nell'universo. La più debole di tutte, ma anche la più importante, è la forza di gravità. Perché? Perché agisce su tutte le forme di materia e anche di energia, e anche sulla radiazione, agisce praticamente su tutto ciò che c'è nell'universo, e pur essendo estremamente debole,
ha un raggio d'azione infinito, diciamo, può estendersi a tutto l'universo e riguarda tutta la materia dell'universo. La forza elettromagnetica, che è l'altra forza con cui abbiamo a che fare nella vita di tutti i giorni, è mi pare 20 ordini di grandezza più intensa della forza di gravità, però agisce solo sui corpi carichi e quindi si manifesta soltanto in contesti particolari in cui si creano degli squilibri di carica elettrica. Come la forza di gravità ha un raggio d'azione infinito e come la forza di gravità dipende dall'inverso del quadrato della distanza. Le altre due forze, quella debole e quella forte, sono invece le forze che agiscono esclusivamente all'interno delle particelle elementari del nucleo atomico e sono le forze che determinano la forza debole, soprattutto la radioattività della materia, la trasformazione delle particelle in altre particelle, e invece la forza forte è il collante che tiene insieme i nuclei atomici, per intenderci la forza che impedisce ai nuclei atomici formati di protoni, quindi tutti di particelle cariche, di esplodere, di disperdersi, no? Perché io come faccio a tenere insieme una palla di protoni? Devo avere una forza che sia più forte della naturale repulsione elettrostatica, e vedremo che il gioco tra queste forze è determinante nel governare l'evoluzione della materia. Allora, poi abbiamo visto come deve essere fatta una struttura per essere stabile nello spazio, per essere governata dalla gravità che cerca di tenere insieme la materia, e diciamo abbiamo visto come deve essere fatta una stella per essere stabile. Una stella per essere stabile deve avere una certa equazione di stato, quindi il gas che la compone deve avere una certa distribuzione di densità, di pressione, di temperatura. E poi abbiamo visto come nasceva, partiamo anche il filmato, ecco qua. E siamo arrivati a determinare che all'interno di una stella, cominciamo già a chiamare stella questa grande massa di gas, devono esserci temperature molto elevate all'interno, deve esserci un trasporto di radiazione, un trasporto di energia sotto forma di radiazione dal centro alla periferia, e quindi il nostro oggetto deve essere luminoso. Se è luminoso, emette luce, perde energia e quindi la struttura tenderebbe a essere instabile. Potrebbe guadagnare energia a spese di un'ulteriore caduta, abbiamo visto tutta la storia della caduta, il cosiddetto collasso gravitazionale, e nel giro di qualche milione di anni la struttura stellare tende in effetti a cadere su se stessa, arrestata dalla pressione del gas, ma comunque che perdendo continuamente energia sotto forma di radiazione tende sempre di più a cadere verso il proprio centro. Quindi qui bisognerebbe, proviamo un attimo a ribadire quello che hai appena finito di dire, cioè che il collasso gravitazionale che è innescato dalle forze di gravità, ricordiamoci, da quelle forze deboli per così dire, che deboli ma universali appunto, tendono a far collassare questa massa di gas. Man mano che il gas collassa, il gas scalda e quindi aumenta la temperatura della stella o del gas, inizialmente di quel gas che poi diventerà una stella. Tuttavia l'energia irradiata dalla stella in questa fase non è compensata da nessun altro motore attivo all'interno della stella in grado di produrre energia. Quindi cosa succede? Il gas collassa. Perché collassa? Sotto l'azione delle forze gravitazionali. La stella si scalda, ma scaldandosi la stella disperde energia, quindi la stella tende più a raffreddarsi di quanto si riscalda, e quindi il gas continua a collassare. Collassa, 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 fin quando non si raggiungono delle condizioni che vedremo poi nel seguito, in cui intervengono le forze di generazione, di degenerazione, che permettono di bloccare il collasso gravitazionale.
Fortunatamente, fortunatamente perché altrimenti non saremmo qui oggi, prima che intervengano queste forze di degenerazione, nella stella le temperature all'interno hanno raggiunto un valore tale da permettere l'innesco delle reazioni nucleari. Come vedremo, e qui anticipo qualcosa, sono queste reazioni nucleari che forniscono quell'energia che viene irradiata dalla stella. Quindi la stella si trova all'interno di un meccanismo continuo di bilancio energetico, perché le reazioni nucleari, di cui non abbiamo ancora visto nulla, ma che andremo a vedere fra poco, compensano quell'energia che viene dispersa dalla stella nello spazio. Se non c'è il motore all'interno della stella che produce energia, la stella non può far altro che collassare, scaldarsi, irradiare di più, quindi raffreddarsi, quindi collassare di più e così via. Quindi le reazioni nucleari danno stabilità alla stella. E noi abbiamo bisogno di molta stabilità perché sappiamo che la Terra esiste da miliardi di anni, quindi la semplice caduta radioattiva della massa stellare che può assicurare una sopravvivenza di pochi milioni di anni non è sufficiente a giustificare ciò che conosciamo della storia del Sistema Solare, che oggi sappiamo avere 4 miliardi e mezzo di anni. Ma vuol dire che il Sole esiste da quell'età e quindi ci vuole una fonte di energia che sia in grado di sostenerlo e impedirgli di continuare a cadere su se stesso. Quindi abbiamo fatto più o meno il riassunto e un breve trailer, come direbbero i produttori cinematografici, di quello che diremo, affermeremo questa sera. Le stelle mancate, una stella mancata vicina che è Giove, che un pochino di energia la irraggia ancora. Giove ha un po' di emissione infrarossa, la sua massa è molto inferiore a quella necessaria per diventare una stella, però Giove comunque è un oggetto che emette energia e continua lentissimamente a contrarsi su tempi scale estremamente lunghi, però Giove un pochino di energia la perde, quindi diciamo si potrebbe anche considerare una stella mancata di un tipo molto 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 leggero. Quindi visto che perde energia perché continua a collassare, Giove emette una radiazione. Sotto questo punto di vista Giove non è un pianeta come può essere Marte, come può essere Venere, perché la luce che la radiazione che vediamo provenire da Giove non è soltanto luce riflessa del Sole, ma anche una luce, tra virgolette, propria emessa dalla stella, dal pianeta, perché il pianeta sta collassando come una stella. Diciamo, è tutto gassoso e quindi è ancora governato dall'equilibrio tra la gravità e la pressione dei gas. I pianeti come la Terra sono solidi e quindi a fermare la caduta ci pensano le forze dello stato solido. Si pensa al fatto che l'interno della stella è sostanzialmente roccioso, solido, ha delle parti liquide, ma comunque non è comprimibile, ha raggiunto la sua massima comprimibilità. Bene, il riassunto è finito e partiamo con la prima slide di stasera, che ha come argomento il decadimento beta. E il decadimento beta è una particolare reazione di trasformazione della materia governata da quelle interazioni nucleari che prendono il nome di forze deboli. Ricordate quella slide che abbiamo presentato precedentemente, in cui si venivano illustrate le quattro forze principali dell'universo? Ecco che qui stiamo cercando di analizzare come funzionano le forze deboli, o meglio, di che cosa sono responsabili le forze deboli. Le forze deboli sono responsabili di questo decadimento beta, vedremo perché si chiama beta, è di fatto un decadimento radioattivo perché coinvolge il nucleo dell'atomo, durante questo cambiamento del nucleo dell'atomo viene emesso una radiazione beta. Che cos'è questa radiazione beta? Non è altro che un elettrone, o in certi casi l'antimateria dell'elettrone, che è il positrone. In più, oltre alla particella beta, viene emesso un neutrino o un antineutrino.
neutrino che è una particella introdotta in modo ipotetico per compensare una certa mancanza di energia che veniva rilevata nel decadimento beta, cioè gli elettroni che uscivano dal decadimento beta non avevano tutti la stessa energia, ma avevano delle energie variabili con una certa distribuzione, e si ipotizzava che questa energia mancante a soddisfare il bilancio totale della reazione fosse portata da una particella neutra evanescente, di cui si immaginava soltanto come proprietà il fatto di portare una certa energia. Questa particella, chiamata neutrino, è stato il primo capostipite di una categoria di particelle ipotetiche introdotte per far tornare i conti, che poi sono state, molti anni dopo la teoria, osservate realmente. E il neutrino in effetti è una particella che porta energia e non interagisce quasi per niente con tutta la materia. I neutrini attraversano a miliardi la Terra e anche il nostro corpo in ogni istante, ma noi non ce ne accorgiamo. Però sono importanti per il bilancio energetico della reazione. Il decadimento beta, sì, due tipi, decadimento beta negativo e decadimento beta positivo. Quindi quei segni che vedete non sono errori di battitura, ma sono voluti e identificano due tipi di decadimenti beta specifici. Il decadimento beta è interessante perché è il primo esempio, in quello che ci interessa, cioè nella storia della materia, di trasformazione di un elemento in un altro. Quindi è già una cosa che può portare alla formazione di nuovi elementi. Qui per esempio vediamo che un atomo di carbonio si trasforma in un atomo di azoto. Ma il carbonio da dove arriva? Vabbè, vedremo, in qualche modo supponiamo di avercelo. E cosa succede? Lo vedete bene, bisogna provare a rileggere queste formule, perché oggi li vedremo spesso. Il carbonio ha simbolo chimico C. Qui vedete due numeri. 14 è la cosiddetta massa del carbonio, il numero di massa, che è costituito dalla somma di protoni e neutroni, e invece 6 rappresenta il numero, indica il numero di protoni presenti nel nucleo. La proprietà della materia, cioè il fatto che questo sia un atomo di carbonio, è determinato da questo numero 6. Cioè la proprietà della materia, il fatto che una certa materia è carbonio e non azoto, è dovuta al fatto che nel nucleo ci sono 6 protoni. E infatti vediamo che mediante il decadimento beta questo nucleo con 6 protoni si trasforma in un altro nucleo che ha 7 protoni. È cambiato il numero di protoni, è cambiata la proprietà della materia. Il carbonio è diventato idrogeno, azoto. Notare invece come il peso atomico di questo nucleo è rimasto invariato, era 14 ed è rimasto 14. Come è potuto accadere? Cosa è successo nel nucleo? È successo che è aumentato un protone. Prima c'erano 6 protoni, adesso siamo passati a 7 protoni. E da dove è venuto fuori questo nuovo protone? Il nuovo protone è deriva dalla trasformazione di un neutrone in un protone. Quindi il peso atomico di questo nucleo non è cambiato, perché protone e neutrone pesano circa, hanno circa la stessa massa, e tuttavia, visto che un neutrone si è trasformato in protone, il numero di protoni è aumentato e quindi è cambiata la proprietà chimico-fisica del nucleo. Ok? Dopodiché altri residui di poco conto, per così dire, della trasformazione nucleare. Un elettrone negativo e l'antineutrino. Il neutrino, vi ricordo, e l'antineutrino sono particelle senza carica elettrica. Pertanto il decadimento beta permette all'atomo di mutare, di cambiare
di cambiare le sue proprietà chimico-fisiche. Perché avviene questo? Questa è una reazione spontanea che avviene tutti i giorni. Qualche atomo di carbonio 6,14 si trasforma in azoto 7,14. La ragione è legata al fatto che questo nucleo è più stabile di quest'altro. E la natura tende ad andare verso stati più stabili. Bisognerebbe parlare dell'entropia, ma lasciamo perdere perché è un discorso nel discorso. Tra l'altro, parlando di entropia, cioè l'universo tende a far crescere l'entropia. E questo è un modo con cui l'entropia dell'universo cresce. Se si parlasse quando si parla di entropia, poi viene bello e viene bene il discorso della freccia del tempo. Quindi potrebbe essere un altro argomento da discutere. Bene. Roberto, decadimento beta più apparentemente è soltanto la versione simmetrica del decadimento beta meno, cos'è? È l'inverso, quindi un protone si trasforma in un neutrone con l'emissione di un positrone e un neutrino. E il decadimento normalmente avviene soltanto all'interno dei nuclei atomici, di nuclei instabili, quindi come il C14 radioattivi, che appunto in questo caso perdono un numero atomico, quindi si trasformano nell'elemento subito precedente, la massa atomica, vedete, viene conservata, viene emesso un antielettrone, un positrone e un neutrino. Questo tipo di reazione normalmente avviene soltanto all'interno di nuclei instabili, perché nello spazio, diciamo, per quanto riguarda il singolo protone, la reazione di norma non avviene, perché ciò che sta a destra della freccia, quindi neutrone più elettrone più antielettrone più neutrino, ha una massa e quindi un contenuto energetico maggiore. La reazione in questo caso è, come si dice, endoenergetica, cioè ha bisogno di un apporto di energia per avvenire. E infatti il protone è stabile, invece un neutrone isolato nello spazio è di per sé instabile e tende a decadere in un protone o in un elettrone con una vita media dell'ordine del quarto d'ora. I protoni, almeno nella fisica nucleare tradizionale, sono particelle perfettamente stabili. La trasformazione di un protone in neutrone è una reazione estremamente improbabile quando facciamo scontrare due protoni, perché per un attimo creiamo un campo nucleare che può stimolare questo tipo di reazione. Ed è proprio l'improbabilità di questa reazione che poi ci dirà delle cose molto importanti sulla vita delle stelle. Quindi teniamo conto per il momento che il decadimento beta più è un evento molto più improbabile del decadimento beta meno. E diciamo che in condizioni normali questa reazione non avviene. Questa reazione non avviene perché per avvenire dovrebbe ricevere un apporto energetico. Cioè per far avvenire questa reazione qui dovremmo aggiungere energia. Se qui ci aggiungiamo energia, allora questa reazione può avvenire. In natura questa reazione è, come diceva Roberto prima, endoenergetica. Quindi per poter avvenire bisogna somministrare energia o somministrare calore. Calore è una forma di energia. In condizioni normali questa reazione non avviene. Avviene invece all'interno dei nuclei. Perché? Perché la riconfigurazione di un nucleo di un atomo può portare a uno stato complessivo più stabile. È vero che questa reazione è endoenergetica, se però la riconfigurazione del nucleo porta a un nucleo più stabile, la reazione può avvenire. Quindi il protone può prendere l'energia di cui ha bisogno dal campo nucleare, perché all'interno di un nucleo ci sono dei campi energetici abbastanza intensi da poter permettere appunto questa reazione. Faccio un test adesso, chiedo ai nostri giovani astrofili se hanno seguito. Chiaro? O avete bisogno di un veloce ripasso? Siamo anche qui soprattutto per le giovani leve, perché sono quelli che ci dovranno sostituire più velocemente possibile. Sentiamo già la stanchezza degli anni.
Passo successivo, io tendo a ripetere tante volte le cose, perché sono argomenti che non sono così intuitivi, che richiedono un minimo di ripensamento e di essere un po' metabolizzati, quindi tendiamo a ripetere più volte lo stesso concetto. Infine, Roberto, fai pure tu, perché... Ah sì, poi abbiamo ancora un'ulteriore reazione che... più che decadimento beta inverso sarebbe opportuno chiamare ricombinazione, è che la reazione in cui un protone assorbe un elettrone e si trasforma in neutrone con l'emissione di un neutrino. Questa reazione nella materia ordinaria non avviene perché? Perché gli elettroni girano intorno al nucleo. Per avere degli elettroni che arrivano così vicini ai protoni da riuscire a fare questa reazione di trasformazione abbiamo bisogno di materia a densità estremamente compresse. Voi direte, ma come? Il protone a carica positiva, l'elettrone a carica negativa, beh, si attraggono, finiranno per scontrarsi. E no, perché ricordiamoci che siamo alla scala atomica, non è che l'elettrone è libero di andarsene verso il nucleo. Nel campo elettrico generato dal nucleo l'elettrone va a formare quelli che erano gli orbitali che avete visto prima. E la probabilità di presenza dell'elettrone al centro dell'orbitale è praticamente zero. Infatti, se io ho una bombola di idrogeno, gli atomi di idrogeno, che sono appunto costituiti da un singolo protone con un elettrone che gli fa la nuvola, o vecchia terminologia, gli gira intorno, non se lo sognano nemmeno di trasformarsi in neutroni, se ne stanno lì perfettamente stabili. È praticamente impossibile che l'elettrone vada a cascare dentro il nucleo. Questa reazione avviene soltanto in condizioni di estrema densità ed è una reazione importante che vedremo probabilmente alla fine della prossima lezione, quando la stella veramente cessa di esistere e lo fa in modo catastrofico. Vedremo come. Che cosa si viene a produrre? Il risultato si vede già. Cosa succede quando i protoni e gli elettroni, malgrado loro, vengono fatti scontrare, si formano neutroni. Quindi pensate cosa può succedere a una stella. Non ci sono più gli atomi e la stella... Spariti gli elettroni, la stella diventa un'unica massa di neutroni con la densità pari a quella del nucleo atomico, però su scala macroscopica, quindi un oggetto praticamente inimmaginabile. Uno di quelli che un noto astronomo chiamava mostri del cielo. Vabbè, proviamo a fonderci un po', come se non fossimo già mezzi fusi stasera. Allora, incominciamo a vedere quali sono quelle reazioni nucleari che avvengono quotidianamente nelle stelle, in particolare nel Sole. Questa è una di quelle reazioni che il Sole, di cui il Sole ha esperienza tutti i giorni. Sono le cosiddette reazioni protone-protone, in cui quattro nuclei di idrogeno, che sono questi pallini rossi, dopo una serie di reazioni intermedie, si fondono, si combinano per produrre un unico nucleo di elio. Vedete qui nella reazione a sinistra entrano sei protoni, alla fine escono due protoni che vengono di nuovo liberati e quattro particelle che formano un nucleo di elio. Quindi nel corso di questa storia, vedete cosa è successo, che due protoni si sono trasformati in neutrone, e che è il punto difficile di questa reazione. Però proviamo a leggerla da sinistra, andando verso destra. Fate caso che la figura è perfettamente simmetrica rispetto a questo asse qua. Quindi basta spiegare la parte superiore o la parte inferiore della figura. Dato che non ci arrivo lassù in alto, spiego la parte inferiore della figura. Due protoni, ovvero nuclei di idrogeno. Ricordo, l'idrogeno è l'elemento primordiale che si è formato a seguito del Big Bang. La prima nucleosintesi è avvenuta in un processo, il processo del Big Bang, e l'uscita del processo del Big Bang sono un po' tantissimi nuclei di idrogeno, un po' di nuclei
di elio e pochi altri elementi atomici, altri nuclei atomici, ad esempio il litio. Allora, due protoni, stessa carica. Beh, qualcheduno li fa scontrare. Poi vedremo come si scontrano. Perché, attenzione, sono cariche positive, eh? È come delle calamite, tentativo di avvicinare due calamite con la stessa polarità, questi si respingono. Quindi, non è poi così semplice far avvicinare due nuclei di idrogeno. Ma supponiamo di riuscirci. Che cosa accade? I due nuclei di idrogeno si trasformano in deuterio, quindi in idrogeno pesante. Un protone, un neutrone. Ricordate, il numero di protoni specifica le qualità chimico-fisiche dell'elemento. Un protone è l'idrogeno. Ma qui abbiamo solo un protone e quindi questo è ancora idrogeno, è un isotopo dell'idrogeno. È un idrogeno pesante perché il suo peso atomico non è più uno ma due, però è sempre idrogeno. Un altro nucleo di idrogeno leggero si scontra col deuterio e di nuovo con una certa fatica perché sono due cariche positive. Stavolta si costituisce un nuovo nucleo dove ci sono due protoni e un neutrone. Cambiato il numero di protoni nel nucleo. Essendo cambiato il numero di protoni nel nucleo, è cambiata la costituzione fisica del nucleo. Le proprietà sono cambiate, le proprietà chimico-fisiche del nucleo. Questo non è più idrogeno, né pesante né leggero. Questo è un elio, è già elio. Ed è elio leggero. Perché è elio leggero? Perché ha un solo protone. Ha un solo neutrone, scusate. Infine, due nuclei di elio leggero si fondono assieme, e qui di nuovo una certa fatica perché sono cariche positive, per dare origine a, infine, questo atomo di elio. Due protoni, due neutroni. Abbiamo ottenuto la trasformazione della materia. Partendo da dell'idrogeno, abbiamo ottenuto dell'elio. Il primo elemento che abbiamo sintetizzato nel corso di queste reazioni che supponiamo riescano ad avvenire all'interno delle stelle. Gli alchimisti, dicevo, sarebbero stati contenti, perché gli alchimisti cosa speravano di fare? Trasformare il piombo in oro. E quindi far cambiare, trasformare una materia, un atomo di piombo in un atomo di oro. Sarebbe stato facile sapendolo, per trasformare il piombo in oro basta strappargli via tre protoni, semplicissimo. Ce n'è semplicemente tre di troppo, l'82 dobbiamo andare a 79. Ci vuole qualche strumento che forse gli alchimisti medievali non avevano, ma è fisicamente possibile. Sembra semplice. Il risultato finale che deriva da questo, non deve spaventarsi, queste formule qui l'ho messo un po' più ricche perché per dare l'impressione che stiamo facendo qualche cosa di complesso, ma in verità stiamo facendo giusto qualcosa di abbastanza elementare. Stiamo facendo un bilancio atomico, qui è la lista della spesa, cioè cosa abbiamo comprato e qui che cosa abbiamo ottenuto. Tiriamo le somme da bravi contabili, ecco il risultato. Quattro nuclei di idrogeno si sono trasformati, hanno dato origine a un nucleo di elio, due elettroni positivi, quindi due positroni, due neutrini, due raggi gamma, più dell'energia. Questa reazione qui è esoenergetica. Perché esoenergetica? Perché se voi andate con, tra virgolette, un bilancino a misurare la massa dell'elio, dei due positroni, dei due neutrini, e andate a compararla con i quattro nuclei di idrogeno, troverete
che questa trasformazione ha comportato una certa perdita di massa. Cioè la somma delle masse a destra della freccia è minore rispetto alla somma delle masse a sinistra. Dove è finita questa massa? In energia. Nella scritta in verde, trasformata in energia secondo la relazione di Einstein, è uguale mc al quadrato. Quant'è l'energia che è stata sviluppata? 26 mega electron volt. E qui prendetela per buona, perché mi sarebbe, per dire che cos'è l'electron volt, mi sarebbe, è una sorta di watt equivalente. Joule equivalente. Sì, diciamo, è l'unità di misura conveniente nell'ambito delle reazioni nucleari. Invece di scrivere 10 alla meno 12 joule o 10 alla però, meno 16 kilowatt, sì. 10 alla meno 18 kilowattora, invece di usare esponenti piccoli usiamo il mega electron volt, che è un'unità di misura conveniente quando si parla di nuclei. Perché il joule è l'unità di misura dell'energia, il watt con cui tutti noi siamo più abituati a trattare è l'energia nell'unità di tempo. Quindi una lampadina che è di 40 watt, cosa vuol dire? Vuol dire che ogni secondo produce 40 joule di energia, giusto per capirci, eh? Vabbè, quindi è un'unità di misura, prendiamolo un po' per buona, ma intanto quel che importa è che questa reazione ha provocato l'emissione, la produzione di energia, di tanta energia. Giusto per farci un'idea, la massa di una particella nucleare è di circa 1000 MeV, quindi è circa un quarantesimo della massa di un protone. Quindi convertire un quarantesimo, cioè il 2% della massa in energia, è tantissimo. Perché si tratta di conversione integrale di materia in energia secondo la relazione di Einstein. Cioè di mezzo, ricorda la relazione di Einstein, energia uguale massa per la velocità della luce al quadrato. Qualcosa che sulla Terra normalmente avviene soltanto nei reattori nucleari o avveniva, speriamo di poterlo dire definitivamente al passato, nelle armi nucleari, nelle bombe atomiche, dove una massa di combustibile di pochi chilogrammi generava degli effetti a livello continentale. Giusto per... Sì. Vorrei chiedere un attimo, per quanto riguarda l'energia, N1 ed N2 cosa rappresentano? E N1? Sì, sono le energie che vengono dalle due reazioni del... Quando il deuterio, quando l'idrogeno pesante si combina con l'atomo di idrogeno leggero per dare l'elio leggero, si libera un fotone gamma e si libera una certa quantità di energia, perché già in questa reazione si è avuta una perdita di massa. Quindi dov'è che si ha la perdita di massa? Si ha in queste due reazioni e in questa reazione qua. Quando uno... Se tu provi, fai la somma di tutti questi elementi che stanno a sinistra della freccia e se fai la somma ottieni 4 atomi di idrogeno e se fai la somma di quello che è a destra ottieni questa quantità. Quindi alla fine, dal punto di vista energetico, quel che conta sono queste due energie. La prima energia si è sviluppata quando il deuterio si è combinato con l'idrogeno per dare origine all'elio leggero. La seconda energia viene liberata quando i due nuclei di elio leggero si combinano per dare origine all'elio convenzionale. Quindi sono legate, quindi in due punti c'è perdita di massa. Tornando indietro, questa, qui abbiamo una perdita di massa, quando passiamo di qui a qui, qui abbiamo una seconda perdita di massa. Quindi qui dovremmo scrivere EN1, EN1, e qui dobbiamo scrivere EN2, l'energia liberata. Ora, il problema, come dicevamo prima, è far scontrare i protoni, perché abbiamo detto che i protoni tendono a respingersi. Però immaginiamo che tutto questo succeda all'interno del Sole. Vabbè, c'è un'energia termica favolosa. Abbiamo detto che la temperatura all'interno del Sole è di 15 milioni di gradi.
Temperatura che cos'è? È la distribuzione di energia alle particelle, quindi è una misura di quanta energia viene data a ogni singola particella, in questo caso del nostro plasma. A 15 milioni di gradi di energia ce n'è, ma non tantissima. C'è circa un chilo elettronvolt di energia a disposizione di ogni particella. Ora, la barriera repulsiva, cioè l'energia che i due protoni devono superare per avvicinarsi, per diventare, diciamo, nuclearmente vicini, quindi per arrivare a distanze tali da cominciare a far lavorare le forze nucleari, è di circa 1000 volte superiore. Questo cosa vuol dire? Che nell'ambito della fisica classica l'energia termica che io ho a disposizione dentro la stella è assolutamente insufficiente a far scontrare le particelle. Ritorno un attimo indietro per ricordarvi quello che avevamo visto la volta scorsa e rivisto oggi. Guardate il raggio di azione con cui intervengono le forze deboli e le forze nucleari forti. 10 alla meno 15 metri, 10 alla meno 18 metri, vuol dire che le particelle devono essere vicinissime, devono essere quasi dentro al nucleo. E siccome la forza elettromagnetica varia come l'inverso del quadrato della distanza, è chiaro che quando la distanza tende a zero, l'energia di espansione diventa 10 alla meno 18. Estremamente forte. Allora, i protoni non ce la fanno scontrarci, secondo la fisica classica. Per fortuna i protoni sono oggetti quantistici e quindi è possibile che i protoni superino questo muro di energia che gli impedisce di scontrarsi e con una piccola probabilità, ricordiamoci sempre che la teoria dei quanti è la teoria della probabilità che una determinata cosa avvenga, con una piccolissima probabilità i nostri protoni riescono effettivamente a scontrarsi. Come? Prendendo a prestito da non si sa bene cosa, e forse non ci interessa nemmeno, l'energia necessaria e superando con quello che viene pittorescamente ma molto efficacemente chiamato effetto tunnel la barriera di energia. Quindi la particella non potrebbe superare quella barriera energetica, però secondo la meccanica quantistica a un certo punto c'è la probabilità di trovarla al di là della barriera, così come per magia. Proviamo a fare un esempio, supponiamo che ci sia un abitante della Svizzera, qui ci sono le Alpi, qui ci sono le Alpi e qui c'è la pianura padana. L'abitante della Svizzera è qui e vorrebbe fare un salto per arrivare qua. Sapete tutti che saltare verso il basso non dovrebbe essere difficile. Io vi lascio andare, ecco, sono sceso, sono andato più in basso. E quindi, qua in mezzo io metto un muro, ma qui ci sono le Alpi, 3 metri. Qui ci sono le Alpi e quindi bisogna che qualcheduno dica all'alpinista o all'abitante della Svizzera di salire qui sopra e poi di mollarsi e andare a valle. Bene, questo accade con la fisica classica e in verità ogni tanto tutto va come se questo abitante si trova dall'altra parte, bello tranquillo, perché qualcheduno ha aperto un traforo all'interno delle Alpi. E questo traforo ci sta, non si capisce perché, in verità si capisce perché abbiamo detto che l'elettrone gira attorno al nucleo, c'è l'orbitale, il 95% delle probabilità, della probabilità di trovare l'elettrone all'interno dell'orbitale, però il restante 5% dell'elettrone dove sta? Nulla vieta che stia anche sulla Luna, con bassissima probabilità, ma l'elettrone potrebbe stare sulla Luna. L'elettrone potrebbe stare dall'altra parte delle Alpi, tranquillamente, non ha il problema di attraversare l'elettrone. Allora, proviamo a fare i cartoni animati, perché forse potrebbe essere utile, però non si vede, allora il cartone animato non funziona, devo se riesco, si vedeva fino, ma... Proviamo. Questo è un fatto invece non quantistico ma deterministico. Allora, comunque si provi l'animazione, nel momento della presentazione smetterà di funzionare. Dette anche leggi di Murphy. Allora proviamo a vedere se riesco a supplire. Il birillo ci viene sempre in aiuto. Forse
classica. Quindi il drone viene sparato e rimbalza contro la parete. Ascoltigliamo la parete, a un certo punto la mia particella comincia a passare. Con una probabilità sempre più alta quanto più sottile è la parete. Secondo la fisica classica quello che conta è soltanto l'altezza della parete, per cui l'energia non è sufficiente e la particella non passa. Se la barriera è abbastanza sottile, l'oggetto ogni tanto passerà. Più è sottile, più con maggior probabilità l'onda passa. Beh, adesso continua così e lo fermiamo. Torniamo al... Basta. Guardate che l'effetto tunnel è un qualcosa con cui noi e anche voi sfruttate tutti i giorni. Dentro ai telefonini ci sono dei dispositivi elettronici che sfruttano l'effetto tunnel o l'effetto tunnel, e quindi ogni giorno indirettamente noi sperimentiamo questa proprietà della materia. Anche i LED, credo. Sicuramente gli diodi di Zener, ma e che sono all'interno dei cellulari. Bene, il picco di Gamov, grande fisico russo tra i pionieri della teoria stellare, aveva fatto un po' di conti che qui riassumiamo in maniera soltanto qualitativa, e diciamo l'incrocio tra queste due curve. La prima curva è la distribuzione di energia cinetica. Abbiamo detto a una certa temperatura le particelle hanno una certa energia, in realtà non una certa energia, una certa distribuzione di energia con un massimo dall'ordine diciamo del kilo elettron volt, e però la possibilità di avere un po' tutte le energie, quindi ci sono anche particelle che possono avere per esempio pochissime, ma possono avere anche 100 volte quell'energia. E la seconda probabilità, questa seconda curva, esprime la probabilità che avvenga l'effetto tunnel, che ovviamente è tanto più alta quanto maggiore è l'energia della particella. L'energia di Gamov... Perché aumentando l'energia della particella, scusa Roberto, è come se diminuissimo lo spessore di quella barriera che avete visto prima. L'energia di Gamov è l'energia alla quale è massimo il prodotto della curva di distribuzione delle energie delle particelle e della probabilità che l'effetto tunnel si abbia, e quindi è in effetti l'energia che dobbiamo calcolare, che dobbiamo mettere in gioco per vedere se le particelle possono scontrarsi, quindi è l'energia che governa la possibilità dei protoni di scontrarsi. Questa probabilità, abbiamo detto, è estremamente bassa, qui il disegno non è in scala, quel picco dovrebbe essere alto, molto meno delle linee disegnate, ma diciamo che con una probabilità bassissima alla fine i protoni riescono a scontrarsi e ad essere abbastanza vicini. Ma questo non è ancora il tutto, perché c'è ancora il passo più difficile. Bisogna che quando i protoni sono avvicinati, uno dei due abbia anche voglia di trasformarsi in neutrone, quindi che si verifichi il famigerato decadimento beta positivo. Quindi bisogna che in quel momento i campi nucleari abbiano quella particolare configurazione che consente al protone di decadere. E questa è una reazione estremamente improbabile, non succede quasi mai. Si è calcolato che all'interno del Sole due protoni che si scontrano hanno la probabilità di trasformarsi e di diventare il famoso nucleo di deuterio che abbiamo visto nella slide prima, una volta ogni 10 miliardi di anni. E quindi ecco qua il motivo per cui il Sole non esplode come una bomba H, perché abbiamo parlato di reazioni nucleari. Il Sole è pieno di potenziale combustibile nucleare e quindi dovremmo aspettarci che il Sole
tendesse a comportarsi come una bomba atomica. Perché non lo fa? Perché la reazione è estremamente controllata, ha una probabilità bassissima di avvenire. A causa del decadimento beta più e della sua bassa probabilità, la probabilità complessiva della mia reazione protone-protone è di un evento ogni 10 miliardi di anni. Come è possibile? Una reazione in 10 miliardi di anni è niente. Beh sì, ma questo vale per la singola particella. Teniamo presente che nel Sole di protoni ce ne sono tanti. Abbiamo visto che la densità all'interno del Sole, nel nucleo, è qualcosa come 100 volte quella della materia ordinaria. Quindi ci sono quel numero di protoni ogni centimetro cubo. E il nucleo del Sole è grande, contiene migliaia di volte la massa della Terra. Alla fine, in tutta quella materia di reazioni, ne avvengono parecchie. La bellezza di 10 alla 38 reazioni al secondo. Quindi, cosa sarebbe 100 milioni di miliardi di miliardi di miliardi di reazioni ogni secondo che si portano dietro quell'energia, quei 27 mega electron volt a reazione. Alla fine il prodotto complessivo è la bellezza di quella quantità espressa in watt, per avere un confronto con le nostre grandezze quotidiane, quasi 0,4 miliardi di miliardi di miliardi di watt, che è una potenza favolosa. Questa è l'energia emessa dal Sole. Pensate che questo corrisponde alla trasformazione integrale di 4 milioni di tonnellate di materia in pura energia ogni secondo. Quindi, per così dire, il Sole ogni secondo perde 4,2 milioni di tonnellate della propria massa. Nonostante, in ragione della massa del Sole, questo gli consente di bruciare per tempi estremamente lunghi, perché passati 10 miliardi di anni cosa succederà? Che tutti i protoni dell'interno del Sole avranno avuto una probabilità di reagire e quindi sarà esaurito il combustibile nucleare, però sono passati 10 miliardi di anni. L'inverso di questa probabilità non è nient'altro che la vita media della nostra stella. Quindi abbiamo dimostrato che il Sole, che sappiamo essere vecchio circa 4 miliardi di anni, non è neanche a metà carriera. Abbiamo un tranquillo futuro davanti a noi. Possiamo stare tranquilli ancora per altri 5 miliardi di anni. Se sembrano tanti 4 milioni di tonnellate al secondo, abbiamo così, giusto per confronto, riportato la massa totale del Sole oggi, perché in verità ogni secondo il Sole, tra virgolette, si alleggerisce. Circa 2 per 10 alla 27 tonnellate. 10 alla 27 per i più giovani vuol dire 1 seguito da 27 zeri, tanto per darvi un'idea, tonnellate. Se volete poi, se vi piace, scriverlo in chili, 10 alla 30 chili. Quindi ce n'è di materiale da consumare e da trasformare. Alla fine della sua carriera il Sole avrà consumato meno dell'1% della sua massa, però trasformata integralmente in energia, quindi è comunque una fortissima produzione energetica. Ah, ma mi direte voi, e le altre reazioni? Cioè, abbiamo detto 10 miliardi di anni per il ciclo protone-protone. Le reazioni precedenti, queste qua, diciamo, lo scontro dell'assorbimento di un protone dal deuterio e lo scontro dei due atomi di elio, dei due nuclei di elio leggero, sono reazioni, sì, sempre governate dalla repulsione elettrostatica, ma che nelle condizioni del Sole comunque avvengono in tempi molto più rapidi. Una mi sembra un tempo scala di pochi milioni di anni e l'altra addirittura di pochi minuti. Quindi sono reazioni che, una volta superato lo scoglio del protone-protone, vanno avanti praticamente da soli. E quindi ci siamo. Abbiamo finalmente trovato la cosa che tiene il Sole in piedi. Perché con questa produzione di energia, cosa succede?
questa energia arriva alla superficie del Sole, genera sostanzialmente la luminosità del Sole e quindi permette al Sole di rimanere stabile. Questa energia compensa esattamente l'energia che il Sole deve emettere per mantenersi in piedi. Notiamo anche che queste reazioni dipendono in modo molto forte dalle condizioni all'interno del Sole. Il Sole, abbiamo detto, è un gas estremamente compresso, ma è pur sempre un gas. Qual è la proprietà di un gas? Di espandersi, di raffreddarsi quando si espande e di riscaldarsi quando si comprime. Se il Sole cercasse di esplodere, se le reazioni aumentassero, cosa succederebbe? Aumenterebbe la temperatura, il nucleo del Sole si espanderebbe e, a causa dell'espansione dei gas, la sua temperatura scenderebbe, le reazioni decadrebbero immediatamente di intensità e si tornerebbe a una situazione, alla situazione iniziale. Per cui il Sole non riesce a espandersi perché è tenuto insieme dalla sua stessa gravità. Se cercasse di esplodere, le reazioni rallenterebbero e si tornerebbe alla situazione di partenza. Così possiamo dire. C'è alcuni testi aggiungo. Che è nata una stella, appunto. Ci sono alcuni testi che dicono come si fa a far scaldare una stella, basta raffreddarla. Cioè, il sottraete energia, la stella non si raffredda, si scalda. Perché appena li tirate via dell'energia, la stella collassa, migliora l'efficienza delle reazioni nucleari e quindi si riscalda di nuovo. È un perfetto bilancio energetico. Volete raffreddarla? Dovete soltanto scaldarla. E quindi il gioco è proprio questo bilancio, perdita di energia, produzione di energia, che determina anche la dimensione di una stella e la luminosità della stella, come vedremo fra poco. Quindi l'energia radiante della stella, quella che era necessaria alla stabilità della struttura, è fornita finalmente dalla fonte di energia che ci serviva, che sono le reazioni nucleari. Quindi la fase evolutiva della stella, che nasce in milioni di anni dal collasso gravitazionale, a questo punto arrivano le reazioni nucleari, il collasso gravitazionale si arresta. Quindi la lotta tra la forza di gravità e la materia per il momento finisce in pareggio e per un tempo lungo la stella rimane stabile. Quindi l'evoluzione della stella in questo momento è arrestata. La stella continua a vivere stabilmente per un lungo periodo. Cos'è l'evoluzione stellare? È lo studio delle trasformazioni di una stella quando le fonti energetiche in gioco sono insufficienti, quando la stella quindi è governata di nuovo dalla forza di gravità e va alla ricerca di nuovi equilibri. Vedremo nella prossima lezione che quando finiscono queste reazioni nucleari devono innescarsi fenomeni nuovi perché la stella possa continuare a rimanere stabile. Il ciclo protone-protone abbiamo visto che è il motore del Sole, però non tutte le stelle sono come il Sole. Ovviamente non sono come il Sole, no? Perché quando noi guardiamo il cielo vediamo stelle anche di colori diversi. Lasciamo però ora perdere le stelle che ci sembrano rosse, in effetti non solo ci sembrano, sono proprio rosse, ma pensiamo a delle stelle come potrebbe essere Sirio o come potrebbe essere Regolo nel Leone. Ecco, queste stelle sono delle stelle azzurre, in particolare Sirio, ben visibile adesso, se uscite, quando sarà terminata questa chiacchierata, Sirio si vede bene sotto Orione, è una super gigante azzurra, ma la stessa Rigel è una stella azzurra. Sono stelle che non solo hanno un colore diverso dalla stella Sole, ma hanno anche delle dimensioni differenti. E non so se avete mai avuto esperienza col fatto che quando ad esempio scaldate un pezzo di ferro, inizialmente il ferro è nero, poi pian pianino il ferro si scalda, diventa di un colore rosso cupo, poi pian pianino diventa sempre un rosso sempre più vivace,
Poi alla fine ci sembra bianco. Se continuassimo a scaldarlo, il ferro assumerebbe una colorazione azzurrina. Poi in verità fonde e quindi non assume più nessuna colorazione. Quindi il colore di un oggetto, di un corpo, è strettamente legato alla sua temperatura. Il fatto che queste stelle siano stelle azzurre è un messaggio che queste stelle hanno una temperatura superficiale e una temperatura interna più alte del nostro Sole. Proprio perché queste stelle hanno una temperatura più alta del Sole, vuol dire che c'è una maggiore intensità delle reazioni nucleari. E quando, quindi vuol dire che all'interno di queste stelle deve esserci una quantità maggiore di massa che si trasforma nell'unità di tempo da idrogeno a elio. Al di là del ciclo protone-protone, che era quello che abbiamo descritto un momento fa, all'interno di queste stelle è presente un altro modo, un'altra modalità con cui quattro nuclei di idrogeno si possono trasformare in un nucleo di elio. Questa nuova reazione che andiamo adesso a descrivere si chiama ciclo CNO, carbonio, idrogeno, ossigeno. In verità l'idrogeno e l'ossigeno appaiono e scompaiono. Azoto. Scusa, sì, ce l'ho oggi. Carbonio, azoto, ossigeno, ciclo CNO. Dicevo, in verità l'azoto e l'ossigeno compaiono e scompaiono. Quello che veramente serve a catalizzare, quindi a far avvenire velocemente questa reazione, è la presenza del carbonio. E uno potrebbe dire, ma il carbonio dove si è formato? Perché l'universo primordiale è costituito, come ho detto prima, da idrogeno ed elio, quindi il carbonio inizialmente non c'era. Quindi nelle prime stelle, dopo il Big Bang, queste reazioni non avvenivano. Però poi vedremo che il carbonio è saltato fuori. E quindi queste stelle qui sono stelle di seconda generazione, o se non di terza generazione. Non sono le prime stelle che si sono formate. Nelle prime stelle che si sono formate, le reazioni che avvenivano, o che potevano avvenire, erano quelle di prima, le reazioni protone-protone. Se andiamo avanti alla prossima slide, vediamo come questa reazione sia più complessa o apparentemente più complessa, perché le reazioni avvengono all'interno di questa sorta di alveare di protoni e neutroni. Però gli elementi in gioco sono sempre gli stessi. Guardate. Primo atomo nucleo di idrogeno, secondo nucleo di idrogeno, terzo nucleo di idrogeno, ultimo nucleo di idrogeno, quattro nuclei di idrogeno, produzione dell'elio, lassù in alto, a sinistra. Però queste reazioni non avvengono, tra virgolette, libere, ma avvengono all'interno di questi agglomerati di nuclei, di protoni. Ogni tanto c'è il carbonio, ogni tanto appare l'azoto, ritorna il carbonio, ritorna l'azoto, appare l'ossigeno, riappare l'azoto, ritorna il carbonio. Alla fine abbiamo sempre trasformato dell'idrogeno in elio. Differenza rispetto al ciclo protone-protone sta nelle condizioni in cui questa reazione può avvenire, che può essere meno efficiente o più efficiente e a volte molto più efficiente di quella del ciclo protone-protone. Ecco, vediamo, qui ci sono le due curve di efficienza delle due reazioni, in blu la reazione protone-protone e in rosso la reazione CNO. In ascissa abbiamo la temperatura in milioni di gradi e vediamo che all'interno del Sole la curva blu sta ancora sopra la curva rossa, vuol dire che il ciclo protone-protone è favorito, quindi è quello che ha più probabilità di avvenire. Se noi aumentiamo la massa della stella e di conseguenza aumenta la sua temperatura interna, arriviamo a un punto in cui la reazione basata sul ciclo CNO è più favorevole e vedete che la sua efficienza poi aumenta molto più rapidamente. Questo cosa vuol dire? Che più grandi sono le stelle,
più sono efficienti le reazioni al loro interno e quindi più rapidamente viene consumato il loro combustibile nucleare. E guardate la potenza della, come si, del meccanismo di regolazione di queste reazioni. Il ciclo protone-protone dipende all'incirca dalla quarta potenza della temperatura, il ciclo GNO dalla diciassettesima potenza della temperatura. Questo vuol dire che piccole variazioni della temperatura interna influiscono in maniera drastica sulla efficienza delle reazioni. T alla 17 vuol dire che se io raddoppio la temperatura, la mia efficienza mi aumenta di un fattore 2 alla 17, che vuol dire 128.000 volte. 100.000 volte, quindi è tantissimo. Quello vuol dire che la stella brucia il suo combustibile 100.000 volte più in fretta e quindi non dura niente. Quindi le stelle grosse, che uno dice, hanno tanta massa, uno pensa che durino tanto di più, no, durano di meno, vivono di meno. E c'è una sproporzione evidente. Il Sole ha una vita di, avrà una vita complessiva di circa 10 miliardi d'anni. Una stella come potrebbe essere Sirio ha delle aspettative di vita poco superiori, comprese comunque dai 10 milioni ai 100 milioni d'anni. Stiamo parlando di un divario molto elevato, se proviamo a leggere circa tre ordini di grandezza. Tanto, pensate, 10 miliardi d'anni, 10 alla 10, 10 milioni d'anni vuol dire 10 alla 7. Tre ordini di grandezza. Questo vuol dire anche, per inciso, che se queste stelle avessero dei pianeti, sarebbe molto difficile su questi pianeti sviluppare forme di vita, perché non ci sarebbe il tempo a disposizione. Esatto. Perché sulla Terra ci sono voluti più di 2 miliardi di anni perché si passasse dalla vita unicellulare agli organismi complessi. E queste stelle qui, quando l'individuo complesso, ammesso che esista una zona dove si può sviluppare la vita, la vita per svilupparsi, se mettiamo i tempi terrestri, impiega qualche miliardo d'anni, la stella è bella che spetta, è già bella che ha esaurito il suo combustibile nucleare, semmai esplode anche come supernova. E quindi di fatto la vita, anche se ipoteticamente si fosse venuta a creare, smetterebbe di esistere. In tutto questo veniamo a spiegare un diagramma che avevamo visto molto molto tempo fa, all'inizio delle nostre lezioni, quasi un anno fa, parlavamo della vita delle stelle e delle proprietà osservate delle stelle, che è il diagramma di Hertzsprung-Russell, che avevamo presentato come una cosa fenomenologica, cioè prendete per buono che, allora, questo è un diagramma in cui in ascissa c'è la temperatura che per motivi tradizionali ha l'asse al contrario, quindi a sinistra ci sono le stelle di temperatura alta di colore, diciamo blu, e a destra ci sono le temperature di le stelle di temperatura bassa, quindi di colore più rosso. In ordinata ci sono le luminosità relative al Sole e guardate che è una scala non lineare ma esponenziale, vedete da un decimillesimo a un milione di volte la luminosità del Sole. Questo proprio perché stelle più massive del Sole hanno delle luminosità ordini di grandezza superiori, come dicevamo prima, bruciano il loro combustibile con un'efficienza molto diversa e molto più rapida. E cosa troviamo? Che una data stella non può avere una qualsiasi luminosità o una qualsiasi temperatura, ma si colloca su una curva abbastanza ben delimitata. Qual è questa curva? È la curva delle stelle che bruciano idrogeno al loro nucleo. Le stelle che bruciano protoni si collocano sulla sequenza principale. La posizione che una stella assume sulla sequenza principale dipende da un unico parametro, che è la sua massa iniziale. Quando una massa di gas pari a quella del Sole diventa una stella, si piazza lì al centro del diagramma, nella zona gialla, diciamo, e assume una temperatura superficiale di circa 5500 gradi. Una stella 30 volte più massiva del Sole si prende una temperatura di 20-30.000 gradi e parte con una luminosità che può essere 100.000 volte quella del Sole. Stelle più piccole invece
si posizionano su basse luminosità, cioè basse temperature, sono quelle che bruciano per tempi addirittura superiori alla vita dell'universo. Forse c'è da... Fuori dalla sequenza principale ci sono stelle, diciamo, che bruciano combustibile in altro modo, che sono le stelle, diciamo, evolute, le stelle a fine carriera, di cui parleremo sicuramente la prossima volta. Quindi una cosa importante è che se uno è in grado in qualche maniera di determinare il colore di una stella, è in grado di capirne, di determinare con buona approssimazione la massa della stella e quindi anche la distanza che la stella ha da noi, perché noi osserviamo una certa luminosità apparente, vedendo il colore della stella possiamo determinare la luminosità assoluta e quindi da che cosa è determinata la differenza tra luminosità apparente e luminosità assoluta, cioè la luminosità vera di una stella, è determinata soltanto dalla distanza. È come se prendete una lampadina, la mettete qua, adesso vi apparirà molto luminosa, man mano che vi allontanate dalla lampadina, la lampadina diverrà sempre meno chiara. Poi alla fine, a qualche chilometro di distanza, sembrerà più luminoso un fiammifero piuttosto che quella lampadina. Quindi la luminosità apparente, la luminosità percepita di un determinato corpo che emette luce dipende dalla quantità reale di energia che il corpo emette e dalla distanza che ci separa da quel corpo. Il problema è, per gli astronomi qual è stato? Determinare la distanza delle stelle per capire la posizione 3D, per così dire, per capire la posizione nell'universo delle stelle. Come si fa a stabilire? Bisogna calcolare la distanza. Abbiamo bisogno di un elemento che ci permette di stimare con ragionevole approssimazione la luminosità assoluta, cioè la luminosità intrinseca di una stella. Il diagramma di Herschel-Gerasel, che è derivato dal fatto che le reazioni all'interno delle stelle raggiungono delle stabilità solo in determinati punti, ci permettono di stabilire a partire dal colore e dalle righe dello spettro di una stella, determinarne la luminosità assoluta. E una volta che abbiamo determinato la luminosità assoluta, avendo noi misurato, perché possiamo misurare la luminosità assoluta, la determiniamo. La luminosità apparente la determiniamo con uno strumento che è il fotometro. Dal confronto della luminosità assoluta e della luminosità apparente possiamo derivare, con ragionevole approssimazione, la distanza che ci separa da quella stella. E quindi abbiamo il modo di mappare tridimensionalmente le stelle dell'universo. Naturalmente l'evoluzione storica di questo diagramma è andata di pari passo col tentativo di comprendere cosa succedeva all'interno delle stelle, quindi non è che questa curva noi la deduciamo dalla fisica nucleare, ci si è arrivati molto per gradi. Ora noi sappiamo che questo diagramma, che è fondamentalmente osservativo, fenomenologico, può essere ricostruito sulla base delle nostre conoscenze, dei modelli stellari, appunto basati sulle reazioni nucleari. Cosa succede quando il combustibile finisce? Succede che la stella non sta più in piedi, ricomincia a cadere su se stessa e va alla ricerca di nuovi equilibri. Qui in dipendenza ancora più forte dalla massa che ha a disposizione. Questa è una storia molto appassionante che andremo a raccontare la prossima volta. Ricordatevi, appena mancano le reazioni nucleari, la stella si spegne, si raffredda e quindi cosa fa? Tenta di riscaldarsi di nuovo e quindi ricomincia, ecco, riparte il collasso gravitazionale. Bene, questo è tutto per stasera, grazie dell'attenzione, siamo a disposizione per eventuali domande o dubbi, anzi se qualcuno ha qualcosa da dire può chiedere liberamente e speriamo di essere stati abbastanza chiari. La materia oggettivamente è un pochino complessa, ma speriamo di aver raggiunto l'obiettivo. Va bene, quindi l'appuntamento con noi non è fissato, sicuramente avremo
il 22 la serata osservativa e il 29 la serata con Roberto Porro. Grazie dell'attenzione, buona serata a tutti.